ci vuole molto in fin dei conti da come si è visto, perché al posto di una scala basta una pedana, qualcosa di più comodo, non solo per le persone disabili, ma anche per le persone anziane, anche per le mamme con i passeggini. La signora che avete appena visto si chiama Rosanna, ha perso la vista da alcuni anni. Quelle che per lei erano semplici scale o banali marciapiedi sono diventate barriere difficili da affrontare e superare. Sentirete spesso la parola barriere in questa puntata di Sociale Oggi. Ci occuperemo dell'impegno della pubblica amministrazione nell'informare e sensibilizzare riguardo l'importanza dell'abbattimento di queste barriere architettoniche, non solo per coloro che hanno difficoltà, ma per tutti noi. Bassa Tesina, stazione ferroviaria di Ora. È qui che Rosanna dimostra ai passanti e ai viaggiatori quanto sia difficile camminare senza poter vedere, senza poter accorgersi della presenza di un gradino o di uno scalino. Ma non è un'azione solitaria quella di Rosanna. La stazione di Ora è uno dei luoghi scelti per la campagna di informazione dedicata a tutta la cittadinanza. L'iniziativa è stata presentata a Bolzano, anche in questo caso presso la stazione ferroviaria. Un'iniziativa che porta la firma dell'assessorato alle politiche sociali della provincia di Bolzano e che avrà durata triennale. Che piacere senza barriere è il motto scelto insieme ad un logo realizzato ad hoc per un tanto semplice quanto chiaro concetto: meno barriere, più qualità di vita. I manifesti dell'azione di sensibilizzazione sono visibili sia sulle pensiline dei mezzi pubblici sia sugli stessi autobus. Ed è solo l'inizio di un progetto che proseguirà con una serie di appuntamenti nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Dobbiamo far capire che questo è una cosa molto importante anche per persone più anziane, però anche se noi abbiamo qualche difficoltà, una gamba rotta, ci accorgiamo che le barriere ci limitano, e per questo credo che sia molto importante far vedere diverse situazioni dove una vita senza barriere sarebbe una vita più facile. Il 10% della popolazione causa ad esempio una disabilità, ha assoluta necessità di muoversi in ambienti senza barriere. Per il restante 90% l'assenza o la riduzione delle barriere architettoniche rappresenta un vantaggio e un plus valore per la qualità di vita. Capiamo che dobbiamo continuare sempre a dare l'indicazione di cosa vuol dire e come sia importante abbattere le barriere che ci sono, perché abbiamo tanti palazzi vecchi, quindi giustamente in quel caso ci sono, però come possiamo abbatterle, se possiamo farlo, e costruire nuovo ma senza barriere. E vediamo che nonostante tutto quello che facciamo, a volte diventa difficile. Ecco. Dopo Ora e Bolzano siamo arrivati a Bressanone. Anche qui la campagna di sensibilizzazione va a gonfie vele. Decine le persone che si fermano per chiedere chiarimenti e spiegazioni. C'è chi si informa su come eliminare le barriere anche all'interno della propria abitazione. Verena Oberauch è architetto, lavora presso l'ufficio persone con disabilità della provincia di Bolzano. Chi meglio di lei può fornire consigli utili e professionali? Ad esempio, pensare per tempo a quello che tra qualche anno potrebbe darci fastidio, anche semplicemente nel nostro bagno di casa. Come privato posso iniziare anche già prima, per esempio se compro un appartamento e lo ristrutturo, già in quel momento posso pensare ad eliminare le barriere, per esempio allargando il bagno, che poi posso usare in modo più autonomo, più anche secondo le mie esigenze e secondo la mia necessità. Una rampa di accesso al posto di una classica scala è quello che permette anche a chi è costretto su una sedia a rotelle di poter muoversi liberamente. Ma eliminare le barriere architettoniche è un atto di civiltà verso una fetta sempre più ampia di cittadinanza. Anziani in primo luogo, mamme con i passeggini, persone con difficoltà momentanee di movimento. Martin Telser è il presidente della Federazione per il Sociale e la Sanità e non si arrende nella sua battaglia quotidiana contro le barriere architettoniche. E sarà importante perché sempre più persone avranno questo bisogno di un ambiente senza barriere. Dobbiamo renderci conto che avremo sempre più anziani e nella nostra società avremo sempre più persone che hanno difficoltà di deambulazione, e perciò un ambiente senza barriere è un ambiente per tutti.
torniamo ad ora. Rosanna non è stanca e non è stufa di spiegare, di dimostrare, di far conoscere i mille ostacoli presenti nella vita di tutti i giorni. Fortunatamente questa stazione è dotata di una comoda rampa di accesso, ma non sempre è così semplice muoversi. Purtroppo si incontrano quotidianamente delle difficoltà, perché anche sul mio tratto, per esempio, da casa al lavoro, sul marciapiede ci sono dei tombini che sono sopraelevati e quindi è molto pericoloso. E questo naturalmente non solo per me, ma anche per persone che hanno una certa età, che sono anziani, insomma. Siamo in chiusura del nostro approfondimento dedicato all'importanza dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Fondamentale non è solo eliminare quelle che già esistono, ma fare in modo che le nuove costruzioni vengano realizzate nel rispetto di coloro che hanno difficoltà di movimento. Tutte le informazioni su questo importante tema sono a vostra disposizione sul sito internet all'indirizzo www.provincia.bz.it/politiche-sociali.